Dino Cofani, scultore di Montichiari, Brescia, è stato selezionato per il premio Arte Ingegno Museum 2022 con queste due opere in bronzo, L'attesa e il poeta. Fin dalla giovane età, l'artista ha disegnato e modellato la Creta in una incessante ricerca della forma. Ispirato poi dagli Etruschi, in visita alle necropoli, fu colpito dall'intensità dei colori, raccolse la pozzolana e, mescolandola alla Creta, creò sculture che ricordavano un po' le terracotte etrusche. Il suo tema fondamentale è probabilmente quello ieratico del silenzio, quando di fronte ad una sua scultura ci troviamo a percepire figure come fluttuanti, come fossero in una dimensione metafisica. Leggerezza che suggerisce la poesia che fonde spirito e materia. La verticalità è un suo leitmotiv e forse anche per questo si presenta come un artista che irrompe nella contemporaneità, in un modo del tutto personale, e direi persino in frattura con quella sferoide circolarità che evocava il bravissimo Renato Barilli, evocandola come tratto distintivo dello spazialismo posteriore a Cézanne. L'attesa e il poeta non sono soltanto sculture, ma sono anime di bronzo, così le possiamo definire, perché la sua metafisica si proietta oltre il tempo. Si proietta oltre la contingenza medesima dell'artista perché deve innanzitutto farsi dono. Dono per chiunque potrà fruirne negli anni a venire. Da ricordare che nella fonderia Bonvicini di Verona Cofani ha incontrato artisti importanti come Arnaldo Pomodoro, ma si è confrontato anche lì nella fonderia con opere di Miró, di Dalì, di Botero, di Manzù. Molte delle sue opere, del resto, sono esposte in permanenza al River Museum Yonkers di New York, al Palazzo dell'UNESCO di Parigi, nella collezione Arte e Spiritualità di Brescia, al Museo Diocesano di Brescia, ma anche in collezioni private in Italia e in Francia. Inoltre, monumenti e opere presenti all'interno di chiese, tra altari, vie crucis, portali, come quelli in bronzo del Duomo di Montichiari.